Brighenti. Martinelli, Iemmello in posizione di offside, ha pensato al lancio il capitano del Catanzaro, ha fatto bene a non effettuarlo. L'apertura a sinistra per Van de Putte, il taglio di Verna davanti a lui. Van de Putte, gran palla per Biasci, l'area di rigore, Biasci! Catanzaro in vantaggio al 31esimo del primo tempo. Gran taglio di Biasci, dormita della linea difensiva della Tina. Biasci in posizione regolarissima, ha battuto stavolta sì Alessandro Tonti. Latina 0, Catanzaro 1. La manovra insistita come sempre del Catanzaro ha portato poi all'ottimo inserimento di Tommaso Biasci. Una gran palla per il 28 che con l'esterno destro ha battuto in uscita, seppur avesse avuto pochissimo tempo per uscire, non è stata un'uscita bassa, è stata una gran giocata quella del Catanzaro.